Jean-Jacques Rousseau nacque a Ginevra, in Svizzera, nel 1712. È stato un filosofo, pedagogista, scrittore e musicista. Durante la sua giovinezza viaggiò molto per l'Europa, finché non decise di stabilirsi definitivamente a Parigi, in Francia, attratto dalle idee dell'illuminismo. Qui collaborò attivamente alla redazione dell'Enciclopédie, con alcuni lemmi sulla musica e soprattutto con uno sull'economia politica, che anticipava le sue riflessioni sulla democrazia. Ma le sue idee non coincidevano del tutto con le posizioni illuministe, soprattutto per la sua visione critica della scienza e del progresso. Alcuni suoi scritti vennero condannati dagli intellettuali del tempo e la sua fama decrebbe poco a poco. Soprattutto arrivò ad una rottura con due dei filosofi più eminenti, Diderot e Voltaire. Quest'ultimo arrivò addirittura a definirlo il Giuda della confraternita. A questa affermazione Rousseau replicò con una lettera, nella quale scrisse che odiava l'uomo, ma che aveva un profondo rispetto per il filosofo Voltaire e per le sue idee. Morì quasi in solitudine, in un paesino della Francia del Nord, il 2 luglio del 1778. Quello che accomunava Rousseau e gli illuministi erano soprattutto le sue idee politiche, espresse nella celebre opera Il contratto sociale, pubblicata nel 1762. In essa il filosofo svizzero scrisse che bisogna trovare una forma di associazione nella quale ognuno, unendosi a tutti, non obbedisca tuttavia che a se stesso e rimanga libero come prima. La soluzione non può che essere uno Stato repubblicano, in cui il cittadino è contemporaneamente sovrano, perché la sovranità appartiene al popolo, che concorre a fare le leggi, ed è anche suddito, perché obbedisce alle leggi che egli stesso ha contribuito a formare. Nel legiferare si deve sempre tener conto della volontà generale, che è la somma delle volontà particolari ed è quindi una volontà superiore volta al bene comune. Nessuna legge, dice Rousseau, è da ritenersi valida se non è ratificata dal sovrano, quindi dal popolo stesso, e nessuno può pensare di legiferare per delega del popolo. Il potere del popolo è soprattutto inalienabile, infallibile ed indivisibile, perché appartiene a tutti. Fu proprio il contenuto del contratto sociale che valse a Rousseau la riabilitazione postuma. Durante la rivoluzione gli venne attribuito il giusto merito di essere stato ispiratore della lotta all'assolutismo monarchico e nel 1794 le sue spoglie vennero traslate con tutti gli onori al Panteon di Parigi, il luogo che ospita i grandi di Francia. Ironia della sorte, la sua tomba fu posta proprio accanto a quella di Voltaire. L'ambivalenza del filosofo Rousseau diventa palese quando si affrontano le altre tematiche da lui trattate. Il filosofo illuminista trovò un punto di frizione proprio in quello che era il concetto di fondo dell'illuminismo, la libertà. Ma per orientarsi e capire la sua visione pedagogica è necessario ripercorrere gli sviluppi del suo pensiero. Nel 1750 decise di partecipare ad un concorso indetto dall'Accademia di Digione, sul seguente tema: se il rinascimento delle scienze e delle arti abbia contribuito a migliorare i costumi. Per l'occasione scrisse Discorso sulle scienze e sulle arti, col quale vinse il concorso e divenne famoso. Il contenuto del testo, però, è in netto contrasto con lo spirito dell'Enciclopédie, che celebrava proprio i successi degli esseri umani nel campo scientifico e tecnico. Infatti, Rousseau sostenne che il progresso scientifico, lungi dall'aumentare la felicità umana, ha incrementato la corruzione ed in ogni epoca è stato direttamente proporzionale all'indebolimento della virtù. Il progresso culturale e materiale, quindi, non comporta un miglioramento morale, poiché la vita raffinata e lussuosa conduce alla ricerca egoistica del vantaggio personale e al disinteresse per il bene comune. Rousseau criticò la cultura raffinata dei salotto parigini, espressione di una società ipocrita fondata sull'apparire e non sull'essere, e nella quale le buone maniere impedivano la sincerità dei rapporti umani e le belle parole nascondevano la vanità e il desiderio di sopraffazione degli uomini.
Ancora più incisivo fu nel testo Discorso sull'origine e i fondamenti dell'ineguaglianza fra gli uomini, pubblicato nel 1755. La diseguaglianza, sostenne, non ha avuto origine nello stato di natura, ma si è generata con la nascita della cosiddetta società civile, nella quale il diritto di proprietà, accompagnato dai privilegi politici ed economici di cui gode una ristretta minoranza, hanno finito con l'asservire gli altri e col privarli progressivamente del bene più prezioso, la libertà. Ma oltre a piegare la testa di fronte ad un potere dispotico, gli esseri umani sono diventati succubi di una mentalità prevalentemente strumentale, la quale pensa in funzione di costi e benefici e incoraggia l'avidità. Il desiderio di ricchezza, connesso alla modernità, porta a pensare ed agire in forma utilitaristica. La libertà, però, non è una facoltà che si rispecchia negli oggetti artificiali, nelle cose da usare, nei bisogni da soddisfare, che viene continuamente alimentato, ma è collegata direttamente alla dignità della persona, che è capace di sollevarsi al di sopra del bisogno stesso. Su queste considerazioni negative del progresso, Rousseau fonda il suo richiamo alla felicità dello stato di natura, quando gli uomini erano tutti uguali e non erano schiavi dei bisogni indotti dalla civiltà. È questa l'esaltazione del mito del buon selvaggio che troverà terreno fertile più tardi, nell'epoca del romanticismo. Lo stato di natura, di cui parla il filosofo ginevrino, però non è una condizione cronologica, ma antropologica. Forse, disse lo stesso Rousseau, non è mai esistito storicamente, né mai esisterà, ma è in realtà la condizione originaria dell'uomo libero. Con questo non si auspica un ritorno degli uomini allo stato primitivo, il che sarebbe impossibile, ma il ripristino di una condizione in cui il perseguimento della virtù abbia prevalenza assoluta sull'ambizione al possesso ed alla ricchezza. E in quest'ottica l'educazione ha un ruolo fondamentale, perché i bambini nascono del tutto privi di bisogni artificiali ed è nostro compito evitare che ne diventino schiavi. L'Emilio è un romanzo pedagogico, pubblicato nel 1762, lo stesso anno in cui uscì il Contratto sociale. In questo romanzo, Rousseau descrive l'educazione impartita a un ragazzo. Emilio, appunto, da un precettore privato che incarna il suo stesso pensiero. Il testo è diviso in cinque libri, che ripercorrono l'età della vita di Emilio, fino al suo matrimonio. L'azione dell'educatore è guidata dalla convinzione che bisogna assecondare lo sviluppo naturale del fanciullo, evitando di comprometterne l'integrità con gli usi e le convenzioni sociali. Nel secondo libro, quello dedicato al periodo tra i 3 e i 12 anni, viene esaltata l'attività fisica e l'acquisizione della maturità morale attraverso esperienze sensoriali. Il precettore ha un atteggiamento negativo, nel senso che non orienta esplicitamente i comportamenti di Emilio, ma lascia che ad educarlo siano le concrete conseguenze di piacere o di sofferenza legate alle sue azioni. Finora Emilio, che ha 12 anni, non ha letto nulla. Il primo libro che riceve è il Robinson Crusoe di Daniel Defoe, perché la condizione del naufrago, immerso nella natura selvaggia e costretto a reimparare a vivere, rispecchia bene la disposizione che occorre riprodurre per liberarsi dagli artifici sociali. Il terzo libro, che parla di Emilio tra i 13 e i 15 anni, lo introduce nel mondo dell'istruzione. Rousseau predilige la metodologia indiretta, perché il precettore influisce sull'educando facendogli fare esperienze che lui stesso ha previsto. A lui preme non che il suo allievo apprenda molte cose, ma che sia capace di conoscere direttamente quello che gli interessa sapere, essendo guidato dal criterio dell'utilità. Inoltre, che abbia voglia di applicarsi nel lavoro allo scopo di soddisfare i suoi bisogni. Nel romanzo, Emilio pratica la falegnameria. È un apprendimento a contatto con le cose, in cui non si impara una scienza già codificata, ma si apprende a costruirsi da sé le conoscenze. Nel quarto libro, riguardante l'adolescenza dai 16 ai 20 anni,
L'educando deve imparare a pensare in funzione sociale, contenendo l'amor proprio e costruendosi una morale interiore fondata sul senso del dovere e sull'empatia. Lo scopo è perseguito attraverso una forma di educazione tradizionale. Soltanto dopo i 20 anni siamo ormai nel quinto libro. Emilio conosce Sofia, colei che diverrà sua moglie, ma il precettore non lo ritiene ancora pronto per il matrimonio e insiste perché completi la sua educazione viaggiando, per dedicarsi allo studio dei popoli e dei paesi del mondo, dei loro governi, delle loro istituzioni e dei loro costumi. Dopo 2 anni di viaggio, Emilio ritorna e finalmente sposa Sofia. Il quinto libro contiene anche una trattazione su quello che Rousseau ritiene che debba essere l'educazione femminile. Le donne, dice, hanno una razionalità eminentemente pratica. Pertanto è opportuno che limitino la loro azione alla cura della casa e della famiglia. Tuttavia, benché nel rapporto di coppia debba essere l'uomo a comandare, Rousseau riconosce alla donna la capacità implicita di governare l'uomo, manipolando i suoi desideri per mezzo della sua grazia e dei talenti specifici del sesso femminile, che per certi versi è superiore a quello maschile. Tuttavia, sia nell'Emilio che nel precedente La Nuova Eloisa, nel romanzo del 1761, l'intento di Rousseau era quello di contrapporre alla donna futile e civettuola, educata negli artifici della città, un modello di donna che sapesse riconoscere l'essenziale e custodirsi rispetto a tutto ciò che è vano.